Ma ha paura che mi sono lavata prima, prima Ah, di la mangiare. faccia. Ho Sì. capito, ma un'ora. No, allora. Allora, abbiamo mangiato tardissimo. Poi, cioè, non è colpa mia. Tu ti arrabbi con me, ma io mi devo truccare, mi devo vestire. Poi Ho capito, ma stavo. potevi truccarti qua perché anch'io mi devo pettinare, no? Sennò i capelli tutti così. Ma infatti poi ho finito di truccarmi qua, ho iniziato a casa, poi ho finito Sì, ma qua. un'ora sei rimasta a No, non casa. è Sì, vero, un'ora. Luca, Eh no. sì. Cioè, mi fai le scenate. Vale, allora, la puntualità è una cosa che veramente. Io amo le persone puntuali. Perché Amica, devi fare vabbè, ma a così? parte che Ma io non mi sono posso lavata prima sprecare. di pranzare, Luca, prima di pranzare, così ho detto, vabbè, Non mangiamo potevi poi. truccarti. No, perché stavo studiando, Non vedi? potevi truccarti qua. Ma Luca, ma il mio specchio, Ma che cioè io. cazzo cambia lo specchio? Su, sono Valentina Lattanzio e oggi insieme a mio fratello risponderemo a delle vostre domande su delle vostre curiosità. Allora, prima domanda, Raffaele Carbone mi dice su col cuore. Su, Su. la mia spalla è scoppiata, che male. Ma solo per questo, ma c'è da buttare. Bisticciate spesso, vi siete mai messi le mani addosso? No, non bisticciamo spesso, cioè ogni tanto Ogni discutiamo, tanto. come quando fai ritardi o mi occupa il bagno. Però le mani addosso no, perché Mai. Esatto. siamo contro queste cose, perché ci vuole rispetto prima di tutto. Se non c'è Ma rispetto. non solo tra parenti, fratelli, ma proprio tra tutti gli esseri viventi, compresi gli Esatto. animali, chi non rispetta è proprio un coglione. Quindi se tu non rispetti sei un coglione. Chi è il più tranquillo? Io, dai, tu sei un po' Te. fumalato, dai. Ma va, io sono tranquillissimo! Ma sei scemo, gli infarti, le crisi, c'hai. Comunque no, sono più tranquilla io, lui ha gli schizzi un po' problematici. Naomi Paolini, chi è il più intelligente fra i due? Ciao Naomi! Zu! Non lo Ciao so. Naomi, zu! Non lo so. Comunque. Giochiamocela, pari. No, io pari. No, io No, Luca, pari. pari è mio, sempre! Ok, Io io pari. ti spari. Bim Ok. bum Bim bum bale, vale, giù giù colpo colpo secco. Jolly secco! ho vinto, lo devi dire prima. Ma! Se! Ma non esiste il jolly, Quindi Luca! io sono quello più Ma intelligente. cosa? No, raga, non vale. Martina Beneduce, se avete la possibilità di partire e non tornare più, dove andreste? Comunque, su Martina, Zulu. A me, sinceramente, piacerebbe andare in un altro pianeta, ok? Così. Comunque, allora, no, io non mi fermerei in un posto preciso, ma continuerei a girare vari paesi, vari posti, perché io amo viaggiare, è la cosa più bella, veramente. Cioè, troppo bello, troppe emozioni, puoi vedere posti stupendi, è la cosa. Luca! Eleonora Mattarella, Luca, sei geloso di Vale? Sì, tantissimo. Il primo che la tocca veramente gli spacco le ossa. Sì, Ti spacco le ossa. Tu che lo insulti, ti spacco le ossa. Tu che la stai ti guardando, ti spacco spacco! le ossa, ok? Bravo, amore, così. Luca, però forse così è troppo cattivo. Sharon Russo, Sharon Russo, quando eravate piccoli. Sharon Russo, quando eravate piccoli, litigavate spesso? No, diciamo che non è che litigavamo, però la Valentina Rompevo le rompeva tanto palle. le palle, tant'è che io le avevo dato soprannome ed era Satanella. E per colpa mia tutti, Tutti. ma tutti nel paese, a scuola, Tutti, i prof, Satanella. la chiamavano Satanella, ma Cioè, perché non è era veramente una cosa possibile. che esagerata, cioè tipo ribaltava gli occhi, bava dalla bocca, e tu Ma la cosa, guardavi, oh, va Luca? Luca, non è vero! Luca! Ma faceva il ponte sulle scale, e la testa girava. Era tipo così, di l'esorcista! spalle, girava tutta la testa a No, 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 360 raga, non gradi, è si guardava con vero! questi occhi e la bava. Luca! Luca, mi fai fare brutta figura! Luca, non è vero, in realtà era un angeletto! Luca, agosto, potete rispondere ad una mia domanda? Sì, Vale. fatta. Fatta, è vero! Sei Ah! È normale simpatico! che veda tutti i puntini bianchi? No, sei tu che non sei normale! Sto Certo, svenendo, no, perché hai tipo. ribaltato gli occhi un secondo fa! Non Hai sto appena svenendo. fatto. E se svengo? Cosa devi fare in caso che io svenga? Allora, prima di tutto ti tiro. No, 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 ti lascio per terra. Ti lascio per. Ah! Aspetta, aspetta, ti lascio per terra. Ti metto un qualcosa di morbido sotto la testa. Alzo le gambe. E poi? Ma Ti butto l'acqua in faccia. che cazzo! E così muore anche affogato. No, non lo so, chiamo qualcuno. Però vabbè, intanto ti alzo le gambe, basta. Che cosa devo fare? Oppure. Ah no, vado a cercare su internet. Dammi. Giusto?
cosa fare in caso di... Ma ora che lo cerchi! Luca! A parte, ce li hai i soldi? Ce li hai i soldi sul cellulare? Sì, mi sei rinnovata la promozione! Oh, quindi sono vivo, sono... E se non poi al momento non mi ricordo il numero dell'ambulanza? Qual è il numero dell'ambulanza? Qual è il numero dell'ambulanza? Dai! Il 100 c'è. Aspetta. 118! Giusto? Bravo. 118! Sei mai stata gelosa di Katie? All'inizio sì, perché... Ma perché? Sì, Luca. Comunque, ma di che cosa? Perché ogni volta stavi a casa nostra all'inizio, cioè dormivamo in camera insieme, ero abituata a sentirti pure di notte con sto computer. Cioè, eri sempre con me a casa, cioè te ne sei andato via così da un momento. È che mi vengono le crisi, io quando scrivo devo... Sono velocissimo, ok? Io riesco anche a non guardare la tastiera, cioè non guardo neanche il monitor, le mie mani proprio... Sì, le crisi, ma di le notte crisi. Poi di notte facevamo un casino della Madonna, per i mesi interi lo sentivano dall'altra stanza, infatti si svegliavano e dicevano, oh ma Luca, fai più piano perché veramente... E allora io, per attutire il rumore della tastiera, mettevo sotto dei panni o dei cuscini in modo tale che si sentisse molto bene. Sì, è imbottivo tu. Perché sennò faceva rumore con... Sì. Madonna, però la imbottivo proprio. Facci troppo casino. Poi, Claudia Scardina, avete mai litigato a tal punto di non parlarvi per un certo tempo? Mi salutate? Prima. Claudia, Luca, saluta! Ciao Claudia! No, prima io veramente non volevo parlarle, quindi me ne sono andata a piedi. Sì, è inutile che salgo in una macchina. Sono scesa di corsa, Luca, ho fatto stravelo. Oh, no. Rebecca Ferraioli, siete bellissimi, avete mai condiviso un viaggio insieme? Ciao Rebecca, sì certo. Siamo stati a Boa Vista assieme. Ah, è vero, Boa Vista. Poi in Croazia. In Tunisia. Poi Ibiza, l'hai già detto. Sì. Ibiza, no, non l'ho detto. Ibiza, Formentera. Ibiza, abbiamo ballato tutto il tempo. È un mese Ibiza, circolato, No, abbiamo fatto una bellissima serata al DC10, stupenda. Bello, c'era bello. Il pezzo di chiusura era di Stefan Bozzin. Bello, singolari, sì. Bellissimo. Quella che fa. Bellissimo, Luca. Cioè, chiudi gli occhi. Dai, non ti ci ritorneremo. Vedo. Io, cioè, chiudo gli occhi e vedo Ibiza. La musica. Manal Serani, avevate un animale domestico? Se sì, che fine ha fatto? Se no, lo vorreste avere? Ma che domanda è? Cioè, ma potete... Ma dai! Dai, allora, ma pare che abbiamo avuto un bel po' di animali. Sì. Allora, prima i pesci, l'acquario con i pesci, vabbè. Ogni volta che moriva un pesciolino piangevo. Allora avevamo un coniglietto di nome Daffy. Che è durato quanti anni? 8-9 anni. Sì, e giocava con Maya, col gatto. Sì, quindi preda e predatore possono anche giocare tra di loro. È fantastica che sta bello. Cosa. Poi avevamo un altro coniglio che si chiamava Rex, ma lui lo voleva chiamare come? Rocco, che così Rocco e Debbie facevano i porno. Ma il fatto che li abbiamo messi nella gabbietta insieme ed era Debbie che ingroppava lui. Sì, cioè. Ce la voleva sottomettere. Esatto, la sottometteva. Poi Debbie è morta e è rimasta Maya per ci un po' di anni a casa dei miei? Sì, fino a una settimana fa. Esatto. E tutti voi avrete visto il video. Sì. Che comunque, cioè, io non è che volevo fare un video contro di lui, era un video. Ah! L'ha detto! Perché no, tutti. Oh, ma che merda sei che vuoi fare? Che fai video contro tuo fratello? Ma non volevo fare questo. In realtà era un video sfogo perché avevo le crisi, perché me l'avevano portata via così. Ma comunque adesso Maya si sta già ambientando. Anzi, la vedo proprio serena, che va sul tetto, in giardino. Qui comunque è sempre in compagnia. Infatti l'altro giorno sono venuta, ero sul divano e mi si è sdraiata qui, pupina. Vedi, quindi cioè, non si dimentica di me. Sabrina Fastellini. Ciao Sabri! Ciao Sabri! Sabri, com'è? Tutto bene? Avete mai litigato tanto fino a picchiarvi? Ciao tu! No, mai. No, magari per scherzare così, sgambetti. Sì, ma la lotta, sì, qualche presa. A me piace prenderle no, tutti i punti. Tutti Luca, i nervi, guarda. Aspetta. Li conosco tutti. Ah, io no! Sabrina Monta... Montavacchil! Ciao Sabrina! Luca, non riesco a leggere bene, scusa.
Ti saresti mai aspettati tutto questo successo su YouTube? No, assolutamente no. No, assolutamente. Cioè, io pensavo di fare un video risposta così, però... Cioè, non pensavo che succedesse tutto questo, cioè... E tu pensa con noi, con io e Katia, con scherzi di copia, no, che abbiamo iniziato a caricare il video così... È vero, che ricordi, ricordi, buoni, sono contenta. Alessia Longobardi. Vale deve fare l'imitazione di Luca e poi viceversa. Su, Alex, su. Allora, inizio io. Su, a tutti, sono Valentina Lattanzio e sono molto triste. Luca, ma mi prendi pure in giro? Così no. Ma io non sono Luca, non sono così. Il mio gatto! Luca! Non vuoi? Su, a tutti, a voi piace la Coca-Cola? A me sì! Luca, a parte che... Cioè, se no, Luca, no, non ha nemmeno questa voce. No, non ha nemmeno questa voce. Luca! Cioè, vabbè. No. No, no. Minchia, raga, andiamo di pizza. Luca, Luca. Perché tu com'è che sei? Schizzatissima. Ma che cazzarola? Luca... No, Luca, no. Veramente, mi prendeva in giro per la spalla che mi si incricca, lei mi si incricca il collo. Il collo, perché ho fatto troppo forte. Cavolo, dovremmo fare la fusione per essere una persona sana. Dovremmo fare la fusione per essere... Questo ciuffo. Guarda che non faccio mai così, al massimo faccio così. Meloso! Paola Conforte. Quanto vi volete bene da 1 a 10? Su, Paola, su. Comunque, da 1 a 10, da 1 ad 1 milione, 10 milioni, e tu stavo per scappare. Cioè, io sono così tanto tenera con lui, io lo amo, ogni volta che lo vedo dico, ciao vita mia, ma io ti amo, bubino. Metta qua! Ma adesso me lo sono ricordato, che memoria, woo! Sono finiti i messaggi e... Facciamo vedere il nostro saluto. È vero! Che, ok, la scorsa volta è uscito un po' un casino nell'audio. Sì, 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 okay. Ora lo facciamo bene. Pa 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 pa. E questo è il nostro saluto, lo facciamo da sempre. Sì, me l'hai insegnato quando ero piccolina, perché così facciamo i miei figli davanti agli altri. Comunque, adesso vi salutiamo. Ricordatevi di commentare sotto al video, di seguirci su Facebook e Instagram. Se ne avete voglia, seguite anche. Se no, scherzi di coppia, non mi parlare. Sopra!